Un ordigno è esploso nella notte a Foscaldo, danneggiando una palazzina di 3 piani nel centro abitato del quartiere Marina. Lo scoppio, come hanno raccontato i proprietari dell'immobile di via Antonio Valenza, è avvenuto all'1:40 di notte. L'esplosione ha danneggiato anche le automobili parcheggiate nei pressi e un edificio posto nelle vicinanze. Sulla vicenda indagano i carabinieri della compagnia di Paola e al momento non sono chiari i motivi che avrebbero spinto ignoti all'attentato. A causare l'esplosione sarebbe stato un artificio pirotecnico abbastanza potente per sventrare il portoncino d'ingresso e generare una deflagrazione tale da frantumare i vetri di tutte le finestre dell'edificio. Sulle pareti è stata rinvenuta polvere da sparo. Nella vita privata e lavorativa degli occupanti dello stabile, tra i nuclei familiari, nulla al momento sembrerebbe emergere per giustificare il gesto doloso. Sì, veramente una cosa inaspettata. Comunque noi qui in questa casa abitiamo 3 famiglie. All'1:35 abbiamo sentito un forte botto, mi sono alzato, sono uscito fuori dalla finestra e non ho visto nulla per strada. Quando mi giro vedo sulla verandina un fumo e nello stesso tempo mia figlia viene qua ad aprire la porta e mi ha chiamato subito, sono venuto a vedere e ho trovato tutto. Il portone c'è tutto rotto, i vetri attaccati alla porta come potete vedere. Cioè poi noi siamo gente tranquillissima, quindi non abbiamo nulla da temere. Il fatto è stato, diciamo, cioè molto cioè brutto, un gesto cioè da meschini, perché è andata bene come è andata, però ci potevano essere anche dei morti. Cioè, secondo come ci ha detto la polizia, che è intervenuta subito qui con i carabinieri, sono venuti i carabinieri, è venuta la scientifica, ha fatto dei prelievi per quanto riguarda il tipo di polvere che è stata usata. E adesso attendiamo delle notizie in merito. Immediate le reazioni della politica cittadina, mentre il consigliere di minoranza Davide Gravina ha espresso immediatamente solidarietà ai cittadini colpiti dall'attentato, il sindaco di Fuscaldo, Gianfranco Ramundo, ha convocato un consiglio comunale straordinario per discutere di sicurezza. Abbiamo bevuto un caffè molto amaro, abbiamo saputo di questo ordigno che è esploso intorno all'1:40 di questa notte. Ed è un fatto veramente inquietante che mina la serenità di questa comunità, di alcune famiglie che abitano in quella palazzina e che ci fa riflettere tanto. Abbiamo immediatamente convocato il Consiglio Comunale per giovedì alle ore 15, giovedì prossimo, dove discuteremo dell'ordine pubblico. Bisogna tenere sempre alta la guardia proprio perché ci sono sempre dei mascalzoni che mettono veramente a repentaglio la serenità di alcune famiglie e a questo punto anche di una comunità.